67, dico bene? 7, sì, 7, sì, quindi sì, una dividere pazzesca. Sì, che è fatto una... Sì. Sì, una e quindi se vedete questi video vedete ecco la faccia del bambino che è entrato nel negozio nel negozio della Disney con sta chitarra e qualunque cosa avessi fatto, però fu veramente una bella serie, anche perché eri con Bart, giusto? Ero con Marino De Bartolomeo, che è l'armonicista che mi accompagna da 3-4 anni. Che se va bene passa di questa sera? Eh sì, se forse finisce di lavorare quindi passa, sì, perché abita qua vicino. Esatto. E poi c'era Luca Magnoli al basso elettrico e una cassa a piede, sì, e questo era il set. Poi si sono aggiunti diversi ospiti, tra cui appunto The Blues Doctor, Cristian Salaroli, e poi ci sono stati altre persone, amici. Questa è una cosa che capita molto... Attenzione, senza provare, perché io i pezzi di Patrick li ho sentiti, li avevo forse già anche suonati qualcosa, ma nasce... Io credo molto all'improvvisazione, a volte anche troppo, sono stato anche un po' dai miei musicisti un po' criticato, per alcune, non critica, però... Cioè, se, a un certo punto non sapevo più cosa fare loro, perché tu andavi... Cioè, armonicamente nel blues non è che si scappa se fai un 12 bars, quindi un giro da 12. Più che altro magari su alcune variazioni che, come dicevo prima, magari uno non si aspetta. Faccio un esempio di questo... Beh, allora, se tu fai, cioè, il classico... Adesso avevo fatto la variazione, ho messo il fa diesis prima di mettere il si, comunque vabbè, siamo sempre lì, no? Però magari se un solo, non so, io magari mi viene un'idea, allora lì uno dice cos'è che sta facendo, sta andando sul funk, o magari fa una variazione. Quindi diciamo... Poi non lo spieghi, questo fa. No, però. No, perché lui è colto. No, non è vero, io non sono colto. Beh, no, Patrick, ma no, non musicalmente, quantomeno. Più colto di me. Vabbè, un minimo di sopravvivenza, diciamo. Vabbè, ma non però ecco, cioè, comunque io credo molto, tornando di credo nell'improvvisazione, cioè, perché l'improvvisazione, come dicevo prima, ti fa venire fuori delle cose. È ovvio che se un pezzo è armonicamente complicato, però cioè, i grandi pezzi, i grandi dischi, adesso prima in macchina cercavo di far sentire ad Adriano Kind of Blue, ma non ci sono riuscito. Però se voi sentite Green on the Dolphin Street, che consiglio a chi non ha mai ascoltato, è un pezzo che hanno suonato i migliori sassofonisti al mondo, pianisti e tutto, e facendo delle linee melodiche di piena improvvisazione. Quella per me è una dividine pazzesca. Sentire che un musicista è riuscito a trovare, a fare una, come dire, a mettere insieme tutto quello che ha ascoltato, tutto quello che ha studiato, e in quel momento, senza una preparazione, dare sfogo e far venire fuori qualcosa che è unico e ripetibile, perché è improvvisato. Mille volte avrei potuto scrivermi gli assoli di alcuni pezzi, come era chiamato, per esempio, no? Che è quella che vuoi fare? Esatto, che è un pezzo che io amo particolarmente, però non l'ho fatto perché secondo me seguire, questo è un pezzo dove ho cercato di proprio dare spazio all'improvvisazione, e è un pezzo dove, che si presta a delle idee anche impreviste. Sono bellissime riascoltate, due volte, come dicevo prima, magari arrivi e dici, boh, ma cos'è che ho suonato? Poi magari dopo due mesi dici, però guarda che ho sentito questo disco di Sonny Rollins, e guarda che faceva sto arpeggio qua così, no? Cioè questo secondo me è il blues. Certo. Mi chiedono se tu fai cover, fai pezzi tuoi, solamente una cosa o solamente l'altra. No. Mi pare capire solamente, cioè non solamente no, no, tutte e due, sì. Non amo molto, cioè alcuni pezzi che ho scritto io mi piacciono, altri no, e magari ti piacciono al momento che li hai scritti e li hai registrati, però magari poi dopo un anno non ti piacciono più e non li fai più, come le cover. Cioè ho fatto cover di Hendrix che per un anno se non la suonavo non vivevo, e poi boh, le ho messe lì, dicevo, cazzo, ho fatto quel pezzo di Hendrix. Here My Train Coming, per esempio, un pezzo che facevo, che mi metteva, che piaceva tantissimo, e poi non lo ricordo neanche più. No, non me lo ricordo. Comunque, cioè, non me lo ricordo nel senso, non lo sto facendo nella maniera giusta. Però, pezzi che poi rimangono lì.
lì, insomma, quindi si, si tende a, a fare un repertorio che varia, insomma. Che varia. Bello che è così, no? Eh certo. Voi stavate pensando di fare un altro pezzo, sono venuto male. Ah, lui? Lui, cioè. Lui pensava di fare. Lui pensava, di fare. Mentre parlavo pensava. Questo qua è un pezzo. Io di... fame. Di... Sì, però è vero. Abbiamo eventualmente dei tarallucci. Se... Cioccolatino. Andiamo a tarallucci. Facciamo questa, poi la ci butti fuori. No, non so. No, 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 assolutamente. Cioè, guarda no. Che va. Perché mi guardi. Mentre sì. Stanno, ricordo, stanno pensando cosa fare. Non è che... Down the checks pool hall, go down there, don't you? Nothing at all. Wanted to play some cards, was a game in the back. Wanted to shut something, went down the check. Had a little morning soon, read on a fool. There was a guy down there, wanna show a little pool, racking up.